Questo programma è presentato da tempo per noi, assolutamente legittimo il richiamo, assolutamente calzante con le musiche, la nota del Grande Liga. Hanno perso tutti, ma proprio tutti, escluso la Reyer femminile, un weekend da tregenda per le squadre che seguiamo con passione, non solo con zelo professionale, e questo ha detto il parquet, la legge del parquet, esclusa la vittoria della Reyer, che con Sassari, doppio scontro, uomini-donne, ha riportato i punti in casa veneziana in vista della Coppa Italia. Stasera 8 ospiti, addirittura 8 proprio, abbiamo le scrivanie a Castello, collegati un po' da tutta Italia, cercheremo di andare a dare il giusto spazio a tutti. Ma stasera qui in studio, cari amici, è la serata della preparazione atletica, perché è curioso, stasera li abbiamo tutti e due, Apu ed Elser. Cominciamo con una leggenda, una persona molto schiva, non ama le luci della ribalta, però quando parli di preparazione atletica e parli del prof Luigi Sepulcri, ti alzi in piedi, sono già in piedi, mi fermo. Buonasera. Ben arrivato, grazie di essere qui. La curiosa storia del ragazzo seduto vicino a lui è quella tipo di Clark Kent e Superman. Si cambia nelle cabine telefoniche anche lui, perché fa il preparatore atletico per l'APU, il preparatore atletico della Delser. Oggi si è messo i panni della Delser ed eccolo qua. Buonasera. Tommaso Mazzini, ciao! Buonasera a tutti, ciao! È vero? Hai una doppia vita? Doppia personalità. E appunto, quindi, stasera esatto. Chi è venuto? Jekyll o Hyde? Hyde, Mr. Hyde questa sera. Perfetto, esatto. Perfetto. Grazie Tommaso. È venuto la donna stasera. Che no, francamente tutto meno che uomini. Donna lui, obiettivamente, voglio dire, tutto meno che donna. Tu invece quante... Basta una di personalità, no? Io basta una, vale. Voglio dire. Grazie. Una in un corpo doppio. Una in un corpo doppio, però vabbè, te lo sei detto da solo, voglio dire. Cioè, quando non ci sono gli altri no, che te lo dicono. No, perché sì, meglio anticipare, perché sai, arrivano sempre le frecciate dall'alto, sì. Eh. A proposito, c'è qualcuno che sta ridendo sotto il dito e sotto i baffi e la barba, è Giacomo Jack Galanda, che vede e ti sta sorridendo. Ciao Jack!
Ciao, buonasera. Hai tagliato un po' la barba o vedo male? Vedete benissimo, ma mi sentite? Ti sentiamo perfettamente. Ok, perfetto. Ciao Gigi, come stai? Ciao Jack, ti vedo in forma, ti vedo. Sì, ecco, meno male, perché sennò Se no. conosco bene le tue cure, conosco bene le tue cure. Grande Gigi. Beh sì, in nazionale, Dai, no? dai, scaldiamoci un attimino, fate un 50 campi avanti e indietro. Sì, giusto così per cominciare, sì, perché... Ma la cosa curiosa, anticipiamo quello che Jack sta dicendo, che questo signore passa, no, vabbè, facciamo qualcosa di tranquillo, ci hanno raccontato i giocatori che passano sotto le tue ghiere. No, ma domani qualcosa così, qualche scattino, un po' di lavoro a secco, poi c'è gente che chiama a casa, venitemi a prendere, vero? Ma no, Ma queste sono no. leggende È metropolitane. vero, no, vabbè, no. Si dicono queste cose, vabbè, ma chissà, sarà leggenda, sarà leggenda. Prima di parlare con Venezia, andiamo a Treviso, dove c'è il nostro amico Attilio Orefice, responsabile commerciale Treviso e Provincia per Fineco Bank, ancora una volta in ottima compagnia. Ho visto che avete passato gli ultimi minuti prima del fischio d'inizio veramente molto tristi. Non dico cosa è successo, ma vi ho visti tristi. Anche il signore alla tua destra, una leggenda della pallacanestro. Ciao, ciao Massimo, buonasera a te e buonasera naturalmente a tutti i telespettatori di Udinese TV. E visto che ci troviamo, un saluto anche a tutti i clienti Fineco che questa sera stanno guardando la trasmissione. Effettivamente, prima di collegarci, stavamo un attimo allietandoci con un po' di, insomma, di fornitura che è arrivata qui in ufficio. No, non voglio dire cosa, però qui siamo nella terra del prosecco, quindi ti lascio immaginare. Ma veniamo subito alle presentazioni, anche se non ce n'è tanto bisogno. Alla mia destra è tornato a trovarci l'ex playmaker della nazionale italiana, nonché attuale direttore sportivo di Treviso Basket, Andrea Gracis. Buonasera Andrea e grazie per essere tornato in trasmissione. Grazie a voi, ciao Mattilio, grazie. Ciao, ciao Andrea, andava bene l'aperitivo, sì. Moltissimo, Bene, perfetto. bene, bene, siamo contenti, siamo. Invece alla mia sinistra abbiamo l'attuale centro della nostra squadra, l'attuale centro di Treviso Basket. Buonasera e bentornato a Giovanni Vildera. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Giovanni. Ciao. Bene Massimo, ti ripasso la linea, io mi defilo perché c'è del prosecco avanzato, ma ti lascio continuare la trasmissione in allegria. Lo A so, te Max. siamo nati per soffrire, immagine, ma invece guarda, sono collegati e non faranno niente che parlare con noi. Il nostro amico statistico per eccellenza, sa tutto, Venezia maschile, femminile, campionato, volete chiedergli qualcosa degli Emirati Arabi? Lo sa? Giacomo Garbisa, eccolo lì, Gazzettino, che con quella barba, adesso che Ciao l'altro Giacomo se Massimo. l'è tagliata, ragazzi, Tu sembravate due fratelli separati alla nascita, invece adesso un po' di meno. In realtà quella è la mia, gliel'ho Provvederò. prestata. L'ho aggiunta. Sì, è vero, è vero, è Sì, vero. è la mia, Ciao la mia. Massimo, buonasera a tutti gli ospiti, saluto a tutti. A te, per inquadrare l'ospite da Venezia, è una giocatrice molto molto forte dell'Italia e della Reyer Venezia. Abbiamo una clip che va a inquadrare la fior di giocatrice che questa sera è qui con noi. I'm on the next level, yeah. I know you heard about it. You know I'm about it, and don't you ever doubt it. I'm incomparable, that's why they staring though. Turn up the stereo, check it out, check it out, check it out. I'm hot just like a sauna, New York to California. Elisa Penna, eccoci qua. Ciao, come andiamo? Ciao, grazie innanzitutto per avermi invitato. Prego. Tutto bene, grazie. Prego, Tutto dillo bene. alla fine, grazie, voglio dire, non si sa mai, voglio dire, sai, voglio dire, magari chissà, siamo cattivi, voglio dire, dillo dopo. Senti, allora No. queste immagini un po' di Reyer, un po' di nazionale, ala, io ti dicevo mentre ci siamo sentiti per preparare la trasmissione. Tu vuoi fare l'americana, anche tu. Perché? Sì. Sì, sono andata anch'io negli Stati Uniti a fare 4 anni di college, come Francesca Pan che avete avuto in trasmissione qualche tempo fa.
quindi sì, anch'io ho fatto l'esperienza oltreoceano. E ti sei laureata in psicologia? Sì, corretto. Però, mica male. E quindi le psicanalizzi tutti, le studi tutte le tue compagne, no, scherzi a parte. Come mai psicologia? No. Come mai? Sì. Ma diciamo che quando ero al college era la materia che più mi interessava, quella che più mi piaceva e quindi l'ho studiata. Ora, a dire il vero, sto portando avanti qualcosa di nuovo, cioè nel senso mi sono iscritta a scienze motorie, quindi ho cambiato totalmente ambito, diciamo, di studio, però la laurea in psicologia la tengo ben stretta. Perfetto, cioè, il tuo hobby è studiare, mi pare di capire. Cioè, finita una cosa, devi studiare. Insomma, bene. So bene. Che è utile e importante, quindi. No, certo. Dopo abbiamo sì. Anche un servizio molto bello che ti hanno fatto con commenti delle tue compagne nazionali che vanno a inquadrare la persona. Per parlare un pochettino di quello che è successo in campo, con Elisa parleremo della Coppa Italia che è alle porte per quanto riguarda la Reier. Giacomo, manca farla apposta in questa puntata, Giacomo Galanda, manca farla apposta in questa puntata, si va a parlare di Udine e Verona, due squadre che hanno un significato particolare per te. Che partita è stata, al di là del riscontro numerico? Ma intanto sì, insomma, corro indietro negli anni, soprattutto pensando a Verona, perché comunque è stato il mio inizio di carriera. E vedendo tra l'altro in campo Bobby Jones mi fa pensare la mia fine della carriera, quindi insomma per me è stato anche assistere a una partita particolare, no? Perché comunque vedi insomma il presente e il passato di cioè il presente e insomma il mio lontano passato di questa società. È stata una partita condizionata sicuramente dall'uscita di Mobio, che comunque sicuramente non ha allungato le rotazioni, anzi le ha messe in difficoltà per Udine, e soprattutto forse dal principale diciamo fattore offensivo dell'APU, che non ha risposto con continuità a questa partita, perché comunque Dominic Johnson ha un po' spadellato e sicuramente è mancata quella, soprattutto nel momento chiave, quella componente in più per venire fuori e fare l'allungo nel momento decisivo. È stata una partita comunque piacevole, e Verona onestamente ha giocato bene, sono contento anche di vedere un friulano come Candussi che comunque sì. si è fatto vedere, insomma un giocatore che io avrei voluto vedere forse anche al piano superiore con un po' più di determinazione, però comunque nulla è ancora scritto. E poi che dire, un capitano bianconero che comunque non si arrende mai, perché comunque Michele e anche Giuri ha fatto una bella partita. Sì, sì. Insomma, a dire la verità, insomma, secondo me Udine, appunto, ripeto, a parte Dominic che non è riuscito a trovare la giornata, insomma ha dato modo di vedere, appunto si è visto in campo veramente una bella partita. Verona devo dire che ha alzato il livello, e forse anche il fatto del cambio dell'allenatore, del fatto dell'arrivo, sai, di Frosini, comunque una scossa è stata data certamente, e questa è una squadra preparata che ha fatto la partita. Vero. A proposito, ha detto una cosa importante, chiediamo a Luigi un po' di notizie. Come sta Mobio? Scavigliato? Mobio ha fatto una distorsione di primo / secondo grado alla caviglia sinistra, e il professor Causero l'ha valutato subito dopo la partita e anche oggi, e vediamo l'evoluzione durante la settimana. Difficilmente ci sarà domenica. Assolutamente, immaginavo. Gli altri invece, Vito ha già giocato qualche minuto. Sì, Nobile ha recuperato dall'infortunio muscolare all'adduttore destro, per cui è a disposizione della squadra, anche stasera si è allenato regolarmente. Ci sarà. Sì. Ricordiamo Tour de Force incredibile che aspetta l'APU in questo momento. Domenica c'è Milano, poi Tortona, la prima delle due, tre trasferte di fila, Torino
Tortolina e poi Tortona di nuovo. Si torna con Tortona qua al Carnera, quindi insomma veramente si alza l'asticella. Non ci dimentichiamo che l'Urania si è vinto una partita molto sofferta contro un avversario, cioè molto sofferta, no, giocato molto bene l'app, ma contro un avversario decisamente da ricordare, si diceva prima, come gioca, molta velocità, tiri nei primi possessi, intensità, un corri e tira esasperato, insomma, non cosa da poco. E invece Andrea Amato? Ultima cosa che ti chiedo a livello medico. Andrea Amato ha fatto l'intervento un mese fa, di ernia discale, e adesso sta facendo il programma di recupero secondo l'indicazione del dottor Fornari di Milano, il quale ha effettuato l'intervento in microchirurgia. I tempi di recupero di Andrea sono intorno al circa 60 giorni, quindi 2 mesi. Dovrebbe riprendere a fare l'attività agonistica, per cui altri 15-20 giorni dovrebbe essere in campo. I playoff? Sì, sì. Circa meno quasi. Senti, domanda, ma che è successo? Invece un punto, una rincorsa fino a lì? La sconfitta interna con Milano, Sanga Milano. Diciamo che Milano si è presentata a Udine col coltello fra i denti. Avevano intenzione di portare a casa i punti sostanzialmente. Hanno un roster che almeno sulla carta è capace di arrivare fra le prime 3-4 nel campionato. Sono d'accordo. Poi adesso sono in fase di ripresa, hanno rallentato all'inizio stagione a causa di numerosi infortuni, adesso stanno ingranando, probabilmente andranno avanti con un nuovo acquisto per la rosa. Noi ci siamo adeguati al loro ritmo, al loro piano partita. Dovevamo aspettarci una partita più combattuta, sinceramente, ecco. Soprattutto perché adesso ogni squadra, dato il nostro posto in classifica, verrà a Udine per batterci. Quindi, è vero, esatto. È vero. Non vi potete più nascondere, questo è il fatto. Adesso come adesso, chi viene a Udine non abbassa la soglia di attenzione e guarda caso vengono fuori risultati anche strani, no? Squadre che giocano alla morte. Prima qualche partita magari, te la regalavano, ma non giocavano così. Diciamo un campionato abbastanza strano dove la prima in classifica può perdere contro l'ultima senza... Un campionato divertente anche per questo, senza dubbio. Sì, ma anche in altri sport, esatto. Voglio dire, anche in altre categorie. Caro dottor Premier, buonasera a lei, ben arrivato, mi fa piacere vederla. Senta, e adesso per l'APU con questa salita? Ma sai, adesso siamo arrivati a un momento del campionato veramente decisivo e difficile. Anche perché mi dà l'idea che, in riferimento alla partita di domenica, vabbè, era contro Verona. Verona si sapeva già dall'inizio che era una squadra favorita e forte. E mi dà l'idea che adesso più o meno tutti hanno passato i loro problemi e adesso ci stanno tutti livellando. Anche la classifica lo dice, perché insomma fra il secondo posto e quasi l'ultimo e ci sono solo 4-6 punti di differenza, perciò direi che adesso bisogna proprio bisogna non concedere nulla, come può aver fatto domenica Udine nell'ultimo quarto, perché è proprio crollata nell'ultimo quarto. Sì. Non bisogna proprio mollare in quelle situazioni. Perché tutte le altre squadre stanno crescendo, bisogna avere fortuna per non avere assenze importanti, e poi sì, adesso arrivano partite grosse, ma poi ho visto che anche Torino, se non sbaglio, deve recuperare 3 o 4 partite. Sono gli asterischi, c'è pieno di asterischi, sembra veramente un sono crogiolo. Tante, 3 o 4 partite. Sì. Vuol dire che da lì dove è, se mette anche ne vince, neanche ne vince 3, è davanti, o seconda. Perciò il livello sta salendo, come succede tutti gli anni, quando si arriva verso la fine. E non bisogna mollare mai, non bisogna tenere duro fino alla fine. Insomma, chiaro. Cosa? Ci sono dei messaggi per Treviso, no Eleonora? Sì, Max, ci sono messaggi per Treviso, sia per Andrea sia per Giovanni, partendo proprio da quest'ultimo. Come state vivendo questo periodo con sconfitte che vi hanno riportato nelle zone basse di classifica? E poi anche per Andrea, sembrava quasi fatta per la salvezza un mese fa.
poi invece le ultime sconfitte. Come pensate di poter riprendere il cammino vincente? Questa è la prima domanda. La seconda, domenica Menetti se la vedrà contro il suo passato. Bisogna assolutamente vincere. Come lo vedi, carico? C'è la Reggiana. Chi risponde? Parto io. Ok. Sicuramente queste ultime due sconfitte non ci hanno fatto molto piacere, soprattutto l'ultima, che comunque secondo me ci lascia molto amaro in bocca, però siamo sempre là, nel senso che secondo me non è cambiato nulla né dal punto di vista della squadra né neanche, nel senso, secondo me della classifica sì, non eravamo prima insomma campionissimi, adesso non siamo dei brocchi assoluti, siamo sempre là, lottiamo ogni partita come fosse l'ultima e speriamo che anche insomma Lockett arrivi presto, torni presto, poveretto, e quindi insomma sempre testa giorno dopo giorno a lavorare in palestra e poi pronti a arrivare domenica. Andrea. Beh, allora per quanto riguarda Andrea. Eccomi. Per quanto riguarda Max, il nostro allenatore è sempre carico, quindi è difficile non vederlo pieno di energia in allenamento e in partita. Quindi metterà la stessa sicuramente, probabilmente anche di più, contro la sua ex squadra, contro la ex società che gli ha dato tanto. Per quanto riguarda noi, le ricette sono sempre le solite. La ricetta è quella di lavorare in palestra, di avere un po' di rabbia dentro, quella che sicuramente ci ha creato questa partita, giocata bene il primo tempo e male, diciamo, il secondo. Per cui ho visto i ragazzi dispiaciuti, arrabbiati, e credo che questo debba essere la spinta più forte per vincere domenica. Non sarà facile perché Reggio Emilia ha cambiato molto, secondo me, ovviamente facendo dei cambiamenti positivi per la squadra, per cui ci aspettiamo una partita molto difficile e potrebbe essere un piccolo passo verso una salvezza, però ecco, bisogna giocare partita per partita e la prima che ci si presenta sarà veramente tosta. Eh sì, è un piccolo grande scontro salvezza, non c'è dubbio. Altre domande che arrivano per loro le vediamo dopo. Adesso torniamo dalla nostra Elisa con un'altra clip. Questa non l'abbiamo preparata noi, l'abbiamo trovata. Ci sono una serie di testimonianze su di te, praticamente ti hanno seguita con una telecamera e giustamente era un bel video, noi ce lo siamo accaparrati. Ci tagliano così adesso, non ce lo dicono più, ci portano sì, via direttamente. Sì, sulla nostra macchina e ve lo diciamo noi. Allora, Penny. Oddio, questo è difficile, eh? Perfezione. Sognatrice. Profonda. Intelligente. Tiro. Entusiasta. Elegante e preziosa. Well, I gave you all my love and I gave you all my trust and I gave you everything that you need. È il mio libro preferito. Grazie, raga. Wake è sicuramente uno dei ricordi più belli. Cioè, sembrava un sogno lontano, invece poi è arrivato veramente. L'idea di poter studiare, laurearmi, perché so che un pezzo di carta serve in futuro, e giocare a basket ad alto livello mi emozionava, mi prendeva, allora ho deciso di prendere questo treno. Tutto quello che c'è intorno al campo e al gioco è mostruoso, i palazzetti, cioè io li ho visti soltanto magari, so, squadre di A1 in Eurolega, cioè dei palazzetti che non capisci neanche tu come mai un college ha un palazzetto del genere. E poi fa strano a volte, se ci pensi, dici, in questa palestra si è allenato Tim Duncan, ci ha sudato Chris Paul, in palestra abbiamo una gigantografia di Tim Duncan che schiaccia, cioè sono cose che, no, mostruose, bellissime, ma sono un altro livello, un altro mondo. Tim Duncan, Chris Paul,
robetta, no? Voglio dire, proprio sì, da quel college lì, poca roba. E la cosa curiosa è che facevi vedere con orgoglio un libro, non ho visto il titolo, non ho capito il titolo, considera che noi veniamo dal mondo del calcio, no? Dove molti calciatori come libro preferito hanno le istruzioni del cellulare, no? Quindi voglio dire, capisci, sono un po' denigratorio, no? Però neanche tanto, voglio dire. Complimenti, quindi. Grazie, davvero. Questo video me lo ricordo, mi piace, è un bel video, mi ha colpito molto quello che le mie compagne avevano detto su di me, perché sono belle parole, quindi le ringrazio sempre. Eh beh, è vero, però sì. La domanda che ti faccio io è, la ragazza che è partita e poi è arrivata, è la stessa? O ti porti dietro al di là dei palazzetti, al di là dell'esperienza, qualcosa di diverso? Perché Francesca Pan ci raccontava che a livello professionale l'è cambiato molto da prima a dopo. Sì, beh, allora come ragazza Elisa è sempre la stessa, nel senso che di base quella è rimasta. Sicuramente l'esperienza in America mi ha cambiato sotto altri punti di vista. Dal punto di vista del gioco, della cura del corpo, là diciamo che ci si focalizzava tanto anche su quello e magari quando si è nel giovanile ci si pensa di meno, invece quando inizi a giocare magari senior in Serie A così capisci che è molto molto importante, ma poi proprio come esperienza di vita mi ha dato tantissimo. Quindi è stata un'esperienza fantastica. Credo. Giacomo Garbisa, allora, è troppo facile se io ti chiedo con chi gioca la Reyer femminile, quali sono gli incroci. Me lo devi dire al contrario, hai capito? Dall'ultima parola alla prima, è troppo facile così, perché sei un computerino, te la appoggio semplice, capisci? Non sono preparato, vado sul semplice. Vai sul semplice. No, dai, saluto Elisa. Tra l'altro io l'ho vista qui arrivare, che era proprio ragazzina, un aneddoto, non so se lei si ricorda, il giorno della sua maturità io feci il piantone fuori dalla scuola per andare a intervistarla subito quando uscì, che facevamo l'articolo della maturità. E è tornata, ha fatto questa esperienza, lei ha delle potenzialità straordinarie, cioè proprio la vedi come giocatrice tecnicamente, fortissimo. Fisicamente... si è trasformata e ha delle enormi potenzialità Elisa, e la società ci crede tantissimo in lei. Senti, lo chiedo a tutte e due, alla Coppa Italia quanto pensate, quanto ci tenete? Si giocherà a Bologna, si finisce il giorno della festa della donna. L'ostacolo, il nemico pubblico numero uno è Schio, ancora una volta, che è dall'altra parte del tabellone, potrebbe beccare la Virtus Bologna nella gara prima dell'eventuale finale. E la domanda è a entrambi, cos'è successo nell'ultimo scontro diretto? Prima avevano sempre arriso alle Oro Granata, stavolta Schio ha fatto la voce grossa. Vada. È uguale. Vai. Ma diciamo che è stata una partita no per noi, avevamo iniziato bene, però dopo il primo quarto diciamo che loro ci hanno messo in difficoltà e per noi è stata una partita no, nel senso che abbiamo sbagliato tanto, anche cose facili, e merito loro comunque che ci hanno messo anche in difficoltà, ci hanno reso la vita difficile. Noi sicuramente siamo andate lì con l'idea di vincerla, però sapevamo che Schio sarebbe arrivata col coltello tra i denti, perché comunque venivano da due sconfitte contro di noi e sicuramente volevano la rivincita, diciamo, e l'hanno dimostrato, hanno giocato ad altissimo livello e per noi appunto è stata una serata no. Però abbiamo guardato già le cose che non sono andate, ne abbiamo parlato e adesso abbiamo la testa pronta per la Coppa Italia. Giacomo, ultimissima cosa su Venezia, poi salutiamo Elisa. Ha detto tutto lei, ecco, una cosa chiederei a Elisa. La sconfitta con Schio, per come è maturata, può essere terapeutica per voi? Nel senso, arrivavate da questa striscia lunghissima.
proprio non tanto nel punteggio, ma a livello di prestazione, può avervi insegnato comunque, fatto, non dico tornare coi piedi per terra, però comunque più concreta e come sconfitta può essere stata utile da questo punto di vista? Sì, secondo noi sì, ne abbiamo parlato anche di squadra e certo perdere non è mai bello, però secondo noi ci è servito perché appunto abbiamo potuto vedere cosa ci manca, cosa ci è mancato per poter fare ancora un passo in più, un passo in avanti, perché insomma quest'anno può essere davvero speciale, ce ne siamo rese conto con il tempo. E quindi anche queste sconfitte servono per poter crescere e per continuare questo campionato che pensiamo davvero possa essere quello giusto, insomma. Elisa, io ti dico ancora una cosa, poi ti lascio nelle mani sapienti di Eleonora Nocent, che è andata a farsi una bella spaghettata di fatti tuoi sui vari profili, su da donna a donna, sai cosa può venire fuori. Perfetto. Io ti dico, se per caso, puntini puntini, succede qualcosa, io vorrei, da conducente di questa trasmissione, vedere il trofeo, ok? Dillo. Ok. Dillo, ok, basta. Eleonora. Allora, ritornerei un attimo anche sul video che abbiamo visto, Max, perché tutte le tue compagne hanno trovato degli aggettivi per definirti. Come ti descrivi tu, invece? Bella domanda. Domande facili, qua. Aspettati solo domande facili. No, non è facile. Non saprei, mi definisco introversa, ma con un grande cuore, quindi userei questi due termini per descrivermi come persona. Bene, bene, dai, insomma, due belli aggettivi, due belle considerazioni di te. Riprendo la foto che abbiamo visto anche sul video tuo, della tua laurea. Io so, magari ti chiedo conferma di questa cosa, che negli Stati Uniti c'è un approccio totalmente diverso dal punto di vista motivazionale, perché qui in Europa, in Italia soprattutto, tendiamo sempre a rimarcare l'errore, no? Quando c'è qualcosa che non va. Invece negli Stati Uniti tendono a valutare positivamente il tuo lavoro e quindi a darti quella carica giusta per dirti hai fatto bene questa cosa, continua a farla. Tu come hai vissuto questa cosa da italiana negli Stati Uniti, questo approccio diverso? Questo è vero, per me all'inizio è stato diverso, mi sono dovuta abituare a questa mentalità perché venivo anche da un'esperienza dove spesso e volentieri gli errori venivano rimarcati più e più volte riguardo alla pallacanestro ovviamente, rispetto magari alla cosa bella fatta, invece là era l'opposto, quindi all'inizio per me è stato un po' strano, ci ho impiegato un attimo ad abituarmi a questa cosa, che però è molto, molto efficace perché è giusto guardare le cose che si sbagliano, però è anche molto importante vedere ciò che si fa bene perché ti dà una consapevolezza di te, dei tuoi mezzi, delle tue capacità, che è molto molto importante. È vero, sono assolutamente d'accordo con te. Passiamo alla penultima foto, non ti rubo ancora tanto tempo. C'è un bel cane. Io questa la scelgo, quando sì. Vedo cani li scelgo sempre perché vado sempre a toccare un punto emotivo molto, molto importante. Poi a Max piacciono i cani, quindi insomma piace sapere anche la storia dei cani. Assolutamente sì, assolutamente sì. Mi piacciono più degli umani, pensa che bello. Beh sì, lei è la mia cagnolona, si chiama come Mila. Si chiama? Mela, è un nome un po' strano per un cane forse, però l'abbiamo presa al canile 2 anni però fa. Va bene, va bene. Come? Non è che l'hai chiamata Ugo, va bene Mela? Sì, beh, diciamo che non è proprio un nome comune per un cane. Vabbè, però ci sta. Però è carino. L'ultimissima, l'ultimissima che stiamo sforando. Ultimissima sì. Foto, eccola qua. Che cosa ti dà allenarti con un paesaggio del genere? Quando ho visto questa foto sono rimasta a bocca aperta. Sì, mi fa capire quanto sono fortunata a fare quello che faccio, perché se lavorassi in ufficio non avrei la possibilità di fare un'esperienza del genere, per dire. Sono molto fortunata e potermi allenare d'estate una settimana, lo facciamo con la Reier ad Alleghe, è fantastico, respiri aria fresca, sei in mezzo alla natura
e fai quello che ti piace, quindi è perfetto. È perfetto, vero. Pensa, quando l'ho vista mi veniva voglia di correre anche a me, che non corro da Pasqua 92, quindi è bellissimo, bellissimo. Grazie, in bocca al lupo. Ciao Elisa. Grazie mille a voi, grazie. Buona serata. Ringraziamo Francesco Rigo, come sempre, il nostro angelo custode, ci sta portando tutti e tutte della Reier, maschile e femminile, sono fortissimi entrambi. Grazie, in bocca al lupo, ci vediamo grazie dopo mille. La Coppa Italia. Ciao Elisa, ciao. Sì. Ciao, grazie mille. Salutiamo Elisa, dopo noi torniamo e parliamo con Giacomo Galanda, col Giacomo là sopra della Reier, Giacomo Garbisa. Andiamo a Treviso perché stanno arrivando moltissimi messaggi di una tifoseria che dice, qualcuno dice di guardiamoci dietro, qualcun altro scrive Treviso ai mezzi per andare ai playoff. Quindi stanno arrivando molti messaggi per Treviso, ci torniamo subito dopo il break. Rieccoci, andiamo da Jack Galanda. Io ti chiedo di inquadrarci un po' questo campionato, intanto in chiave Treviso, una squadra che è un po' nella terra di nessuno, gli stessi tifosi si dividono, guardare davanti, guardare dietro, che cosa? E soprattutto che ruolo secondo te può giocare la squadra di Menetti in queste ultime giornate, in questo ultimo spezzone di stagione? Ma io onestamente ho visto una Treviso esaltante nel primo tempo e una Treviso scomparsa un po' nel secondo. Credo che sia dovuto soprattutto al rendimento di David Logan, che ho visto un po' scomparire nel secondo tempo, e diciamo, conoscendo la tipologia di giocatore e anche la determinazione che ha soprattutto nei finali, è stato quasi una partita irriconoscibile. Quindi ho visto una Treviso compatta, perché però non è riuscita a trovare, insomma, nel suo leader offensivo un protagonista. Cantù sicuramente anche qua. Io vedo qualche parallelismo tra l'altro tra la partita di Udine e quella di Treviso, perché entrambe hanno avuto, insomma, contro una squadra che ha cambiato allenatore, quindi magari che ha trovato forza anche da questi nuovi equilibri, e entrambe magari hanno subito la mancanza del proprio leader offensivo, che nei momenti decisivi si prende molte responsabilità. È ovvio che in situazioni come questa, quando sei abituato ad avere una bocca da fuoco che si prende così tante responsabilità, non averla ti mette in difficoltà. Detto questo, insomma, adesso nelle immagini mentre scorrevano, insomma, ho visto Procida, ma tra Procida e Pecchia, comunque i giovani che ha portato su Cantù, devo dire che Cantù ha meritato, perché comunque è stata soprattutto ha tenuto meglio in difesa ed è riuscita insomma col gioco ad allungare. Treviso è una squadra che da inizio anno forse è un po' una mina vagante, anche perché è riuscita a sorprendere, però in altre occasioni un po' ha vacillato, quindi deve trovare un po' la sua dimensione all'interno del campionato, comunque con dei giocatori che insomma sono molto interessanti, anche in chiave appunto di Serie A. Uno su tutti, il capitano, che comunque dimostra sempre personalità e voglia di vincere, per una Treviso che, insomma, ha voglia di tornare grande. Vero, vero, vero. A proposito di Treviso, come sempre messaggi, ma attenzione ragazzi seduti a Treviso, i messaggi che vi arrivano presentano domande secche e anche abbastanza complicate. Potete avvalervi dei vostri legali qualora li abbiate a disposizione a portata di telefono. Prego Ele. Sì, perché si parlava di classifica prima e ci arriva questa domanda secca, come giustamente diceva Max: chi vince il campionato e chi retrocede? Poi una domanda per Giovanni: c'è un giocatore al quale ti ispiri? Per Andrea invece, chi è secondo te il miglior giocatore italiano del campionato e anche il miglior giovane? E poi un'altra considerazione sempre su Treviso. Treviso ha i propri mezzi, scusatemi, per arrivare ai playoff? Vai. Ma domande complesse in effetti e non semplici, come chi vincerà il campionato forse è più facile, nel senso che la grande favorita ovviamente è Milano,
Per quanto riguarda chi retrocederà è molto difficile perché in effetti la classifica è molto corta, ci sono molte squadre che si stanno rinforzando, si sono rinforzate, sono pronte per il rush finale. Per quanto riguarda il miglior giocatore giovane, Jack ha indicato, ha fatto due nomi sicuramente importanti come sono Pecchia e Procida, che probabilmente, ecco, quest'ultimo è il giocatore giovane più interessante del campionato insieme a Bortolani, e quindi in assoluto il miglior giocatore italiano, non ricordo se parlava di in generale del miglior giocatore, comunque lo ricercherei nella squadra di Milano, probabilmente agli ottimi giocatori, da Rodriguez a Heinz. Come italiano abbiamo da Tome, per dirne uno, ma insomma, ce ne sono molti. Non so che altre domande vuoi rispondere, Giovanni. Tu? Io vabbè, concordo con Andrea su Vincente e per chi lotta per non retrocedere. E poi per quello che mi hanno chiesto a me, mi ispiro molto, tra virgolette, a Peric, che adesso ha firmato con Trieste e che lo conosco da quando ero in giovanile e mi è sempre stato un grande esempio. E, però in questo campionato potrei dire anche Watt, Mitchell Watt, che secondo me per lungo dà molti spunti su cui lavorare e è sempre un bel esempio secondo me. Lo conosci un pochettino, Giacomo Garbisa, Watt? Sì, ricordo anche Giovanni quando era nelle giovanili della Reyer, proprio anche lui bambino e me lo ricordo. Sì, Watt lo conosco. Sì, ok, se vogliamo accennare già un attimino alla partita di Sassari di sabato scorso, non è andata proprio benissimo. Diciamo che là la Reyer ha iniziato bene, ha fatto i primi due quarti, giocandola molto sul ritmo, quindi facendo un po' dopo alla fine il gioco di Sassari e alla fine ha pagato dazio e ovviamente ha pesato molto l'infortunio di Bramus, un infortunio non da poco tra l'altro, perché ieri è arrivata gli esami, appunto è una lesione parziale della fascia plantare, adesso non è specificato, lì hai fior fior di esperti, di specialisti anche a livello di preparazione. Secondo me siamo fortunati se lo rivediamo per i playoff a naso, poi bisogna capire, verrà rivalutato tra qualche settimana. Per Bramos è tanta roba a livello proprio di intelligenza cestistica, è quello che definiamo l'equilibratore in campo, ti permette di collegare dai piccoli ai lunghi, e la persona, lui difende, riesce a difendere su quattro ruoli, è un gran giocatore proprio come carisma e come leadership, è una grossa perdita. In più mettiamo che sabato, se avete sentito le dichiarazioni del coach, qualche frecciatina è arrivata anche a qualcuno che a detta del coach non si è neanche presentato in campo, non ha fatto nomi, ma si è visto di chi, chiaramente, diciamololo, Day è stato molto molto al di sotto delle attese, con un atteggiamento anche, non più che non ha giocato bene, è stato anche dannoso, diciamo. Anche con Milano non mi era piaciuto personalmente, al di là del risultato, infatti, l'atteggiamento non mi era piaciuto. E infatti era stato detto, e infatti dopo quella partita il coach, se ricordi, aveva detto che non si può pretendere di giocarsela con Milano giocandosela sul talento, ma bisogna andare seguendo il piano partite e quello che si è preparato. Due frecciatine ravvicinate. Dopo, se abbiamo tempo, lo andiamo a pescare, le dichiarazioni andiamo a pescare di coach Walter De Raffaele. Torniamo a noi. Allora, ci raccontava Luigi Sepulcri che in questi giorni sono state vivisezionate, no? Le azioni più importanti di domenica, ovviamente nel bene e nel male dell'APU. Palle perse, poco trasporto, poca presenza agonistica in alcuni frangenti. Dopo chiederò a Roberto Premier uno spaccato da giocatore che si prendeva i tiri decisivi. Ti chiedo
di Dominic Johnson, lo strano campionato di Dominic Johnson, strano lo dico io, questa è la mia interpretazione giornalistica, lo strano campionato di un giocatore che anche in questa partita lo attendi, e vedi, non so, primi due quarti, tre punti, poi dici, beh, verrà fuori, gli diamo la palla, no, la domanda è che preparati la risposta, è il trascinatore, è l'uomo a cui dare l'ultimo pallone, sì, no, forse, parliamo dopo, a te chiedo, e adesso la squadra come reagisce? Perché spesso e volentieri quest'anno quando ha preso un pugno poi è venuta fuori però l'Apu. Sì, oggi abbiamo fatto un'analisi della partita in cui sono emerse chiaramente le difficoltà che abbiamo avuto ma anche i punti forti. Certo. Per cui dobbiamo adesso cercare di far leva, di fare... prendere forza da questi punti forti per cercare di affrontare la partita di domenica, che è un'altra partita molto dura, Milano. Che è Milano, esatto, per cercare di vincere la prossima partita. Questa ormai è fatta e basta. E va a capo. E c'è una cosa, un dato importante, che ad esempio oggi abbiamo fatto un allenamento di un'intensità decisamente elevata, per cui io credo che i giocatori abbiano veramente già superato e il loro pensiero si è orientato verso la... È quello che dispiace, perché è un gruppo di persone serie per bene, ben allenato, una società che ha fatto le cose per bene, ti dispiace vedere personalmente, insomma, hanno... Sì, anche la società nei momenti difficili è stata molto vicina alla squadra. Tutti hanno lavorato in una certa maniera da questo punto di vista. Adesso parliamo di preparazione un attimo, una domanda però personale, quanto è difficile sdoppiarsi in due ruoli? Ma diciamo che ho dovuto fare alcune scelte lavorative piuttosto decise quest'anno per riuscire, insomma, a combinare l'impegno lavorativo per la preparazione fisica sia con l'APU che con la Delser. Quindi la mia giornata inizia alle 8 del mattino, finisce alle 22 di sera, ecco, tutta la settimana. Quindi insomma, adesso sei in ferie? Adesso sono in ferie, ho preso un po' di ferie, no, è la mia passione, non potevo perdere l'occasione di... cominciare il mio percorso con l'APU e di lavorare accanto al professore. Comunque sta sogghignando l'uomo vicino a te, perché sogghigni? No, perché immagino, lui è bravo, non dice niente, ma immagino che si sia reso conto, secondo me, della differenza fra fare il preparatore atletico dei maschi e delle femmine. Ecco. Perché domanda maschi, difficile. Io rispondo io per lui, sono me la sicuro. Tenevo per dopo. I maschi sono più lavativi, appena giri la testa cercano di fregarti, e le donne credo che sono, non dico obbedienti, ma più inquadrate. Contrariamente alla loro indole, quando sono in casa con i mariti e con le cose. Salutiamo la parte femminile del nostro pubblico. Ci dissociamo da quello che dice il nostro Roberto Premier. Diciamo di peggio a casa. Con l'allenatore e col preparatore atletico sono brave e obbedienti. Perfetto. I ragazzi, se qualcuno aveva moglie a casa, arrivederci. Diciamo, i ragazzi dell'APU sono ragazzi serissimi, eccezionali, lavorano in maniera strepitosa. Per quanto riguarda la parte femminile, è vero quello che ha detto, ovvero le ragazze, non appena hanno un po' di fiducia verso lo staff, gli puoi chiedere di buttarsi giù da un palazzo e loro lo fanno a occhi chiusi. Questo è vero, assolutamente vero. Diciamo, non ho trovato fra le due società differenza, proprio perché nella parte maschile c'è un gruppo di lavoratori eccezionali. Ecco. Io invece chiedo a entrambi, poi così chiudiamo il discorso preparazione. Nell'anno del Covid, no? L'anno scorso non si è giocato, il calcio lo ha affrontato questo problema, l'anno scorso il calcio ha ripreso, il basket no. Quindi per voi è stato questo l'anno, no? In cui confrontate. Cosa avete cambiato, se avete cambiato qualcosa in termini di intensità, di lavoro precampionato, di tutto? Il Covid ha introdotto una variabile non ponderabile, non prevedibile. E che lascia a livello soggettivo degli strascichi non indifferenti. Per alcuni giocatori impiegano anche un mese per riprendere lo stato di forma iniziale, pre-Covid. Altri invece in 15-20 giorni ritornano a un regime normale. È molto soggettivo, non ci sono dati scientifici ancora riportati, però parlando con un allenatore dello sci di fondo, della nazionale di sci di fondo, ha constatato anche lui lo stesso percorso. Alcuni atleti impiegano
4, 5, anche 6 settimane per riprendere lo stato di forma iniziale. Per cui è una variabile imponderabile per adesso. Tommaso, ragazze, mi sembra che non... noi abbiamo avuto alcuni casi di positività, sì. Diciamo sono stati fortunati perché la forma è rientrata abbastanza di fretta, abbastanza velocemente, non del tutto, ma le abbiamo recuperate di fretta. Diciamo che noi come società siamo stati fortunati, come anche l'APU, perché abbiamo continuato a lavorare anche in estate. I problemi più grandi probabilmente relativi al Covid sono per le società che vedono da 12 mesi a questa parte i giocatori fermi completamente, quindi sarà da analizzare successivamente anche i futuri problemi che avverranno in merito a questi 12 mesi di stop totale per le altre società. Ci quindi sta. Noi siamo anche stati fortunati, diciamo. Andiamo a Treviso, volevo chiedere una cosa a entrambi. Andrea e Giovanni, nel calcio spesso e volentieri quando si arriva verso le ultime giornate di campionato, ci stiamo per entrare, non ci siamo ancora, però si fanno delle tabelle. Questo vince, pareggia, perde ovviamente, nel vostro caso il segno 1 o il segno 2 in schedina, l'X non c'è, ok. Le fate anche voi, si fanno anche nel basket oppure no? Proprio per capire, ribadisco, quello che potrebbe essere il futuro di Treviso, che è molto vicino all'ottavo posto, io fossi in voi guarderei soprattutto più avanti che più indietro. Il discorso tabelle a questo è volto. Beh, allora, le tabelle di nascosto si fanno, però in realtà contano poco, veramente, perché... ci sono dei risultati imprevedibili, non esiste l'aspetto quest'anno poi che il fattore campo conta pochissimo, è molto molto difficile fare delle previsioni, ci sono delle sorprese per cui le tabelle dopo la prima giornata saltano subito tutte, quindi veramente l'unica linea guida è quella di provare di vincere partita dopo partita. Nel nostro caso abbiamo le prossime, se parliamo di tabelle, le prossime tre sono sicuramente molto importanti, da Reggio Emilia in casa, Fortitudo in casa e poi andiamo a Cremona con squadre del nostro livello, della nostra fascia, forse potremo capire qualcosa di più se guardare con un po' di serenità davanti in alto oppure purtroppo guardare con un po' di preoccupazione in basso, per cui però ripeto, partita per partita è la chiave di ogni successo. Giovanni? Sì, io sono d'accordo e no, sono pienamente d'accordo e dal punto di vista del giocatore ti direi che è molto più utile per noi piuttosto preparare meglio la singola partita e non pensare al resto, concentrarsi solo su quella, conoscere nel dettaglio tutti i giocatori, tutti i vari schemi, insomma, come muoversi per poi essere pronti e giocarsela contro tutti e non guardare al resto. Chiedo a te lo stesso discorso, allargandolo un pochettino. Secondo te, chi è la grande delusione di questa stagione? Non ti voglio mettere in difficoltà dicendo chi va giù, chi non va giù, voglio dire, ci mancherebbe altro. Ma se c'è da indicare una grande delusione dell'anno, la tua vecchia Fortitudo può rientrare? Ma io personalmente Brescia io la vedevo come una, e nello specifico insomma il top scorer dell'anno scorso. Direi che sostanzialmente Brescia io l'avevo inserita tra le prime quattro e è una società che ha veramente investito parecchio in questi anni, aveva comunque preparato un ottimo roster e invece non è riuscita insomma a ingranare. E allo stesso tempo Varese, vederla così in basso, sinceramente insomma è una squadra che in qualche maniera mi ispirava inizio anno, pensavo fosse intrigante, che avesse una buona combinazione tra giovani americani, poi è stata sicuramente sfortunata, però non è riuscita a integrare bene un campione come Scola, che sicuramente è il top scorer del campionato, che comunque insomma vederlo in campo è sempre magia, però allo stesso tempo
è una squadra che si affida troppo al tiro da fuori e che comunque non ha abbastanza energia per poi concludere le partite a proprio favore, o comunque non riesce ad avere delle percentuali tali da riuscire a portare a casa il risultato con così tanto tiro da fuori. Tra l'altro la partita che stiamo vedendo proprio contro Treviso è stata un po' un bivio del campionato per Varese, che l'ha messa veramente, veramente in difficoltà con quel fallo, insomma, di Scola, quasi di inesperienza, o meglio di troppa esperienza in un altro contesto, perché qua potremmo aprire il capitolo dei falli antisportivi, insomma, che vediamo adesso. Comunque sì, personalmente, diciamo, io inquadro in queste squadre un po' la delusione, però è anche vero, come diceva giustamente Andrea, quest'anno è difficilissimo, lo ha ricordato anche Gigi, insomma siamo di fronte a delle condizioni atletiche e comunque delle condizioni date dal Covid veramente, veramente complicate, perché comunque non c'è il pubblico, le condizioni degli atleti è in continuo cambiamento, non sai come reagiscono. Per tante squadre, appunto, conoscendo il bullo, la maggior preoccupazione era fare gli allenamenti, avere 3-4 giocatori per allenarsi. Come fai a prepararti e a dar seguito a un programma, a un progetto, insomma, per crescere? Forse quando sei in Milano o Venezia, insomma, o la Virtus, sai, c'hai 15, 16, 20 giocatori di bene, ma quando ne hai 10 e 6 ce li hai fuori, come fai ad allenarti? Quindi è veramente, veramente complicato. Vero. Siamo rimasti, ti ho fatto lasciato tempo per pensare a quella domanda. Da grande realizzatore qual eri? Palla in mano, te o altri, ma comunque tu potevi essere tra quelli deputati a prendersi l'ultimo tiro. Detto questo, l'impressione è quel tipo di giocatore? Per scelta, faccio una premessa a casa, per scelta l'APU quest'anno non è stata costruita col giocatore, col go-to-guy, dagli la palla, c'è una suddivisione di incarichi, però è chiaro che, voglio dire, questo è il giocatore, il veterano. Ma sai, appunto, stai dicendo questo, Dominique Jones è stato preso per esperienza, per il suo blasone, perché ha giocato ad alto livello, perché sa giocare a pallacanestro, e penso, essendo la squadra abbastanza giovane, anche per fare il leader in questa squadra. Se ti ricordi, quando lui è stato qua ospite, in tempi non sospetti, quando la squadra andava a gonfie vele, io dissi: sì, bella la squadra, brava la squadra, però, caro Dominique, un po' di egoismo ogni tanto non fa male. Gliel'hai detto, sì. Non fa male. Perciò sì, bello passare la palla e coinvolgerlo, però nel suo ruolo ogni tanto dire: ragazzi, sono qua, comando io, seguitemi e vi porto avanti. Questo è importante in un ruolo come il suo. Insomma, Verona, ecco, gli ha costruito la partita addosso, no? Ovviamente, ha cercato, certo, in tutte le maniere, certo, proprio, anche menandolo. È logico che in quei casi lì devi saper uscire dalla situazione, e magari anche i tuoi compagni ti devono aiutare ad uscire da quella situazione. Insomma, Giacomo, ecco, ci hai visto un parallelismo con Logan, visto che dicevi che le due partite le hai viste abbastanza simile? Giacomo Galanda. Sì. Ah, ok. Sì, assolutamente. Quello che diceva, sì, prima Jack. In questo contesto sicuramente sì, nell'ultima partita sì. Devo dire di Dominic ha giocato anche a Pistoia, insomma l'ho seguito, e ho seguito i suoi trascorsi anche a Varese e a Venezia, e forse il mio omonimo Giacomo si ricorda appunto di quando ha vestito la maglia Reyer. Dominic ha un problema, cioè, nel senso, ha un grandissimo talento, è un grandissimo insomma professionista, è veramente un giocatore di qualità, però io non lo definirei un go-to-guy, è un giocatore di striscia, ed è un giocatore che ha, come dicevo, un difetto, che è la discontinuità,
per cui nel rendimento al tiro ha delle serate in cui non la mette, delle serate in cui segna veramente l'impossibile. Quindi non è, secondo me, il parere personalissimo, però non è il giocatore che identificherei con il go-to guy. Giacomo, quello con la barba. Esatto, quando Johnson fece quella stagione a Venezia, grandissima tecnica, pulizia balistica, arrivava dall'anno di Varese dove deve essere stato, se non il miglior marcatore del campionato, tra i primi tre. E venne a Venezia appunto con in chiave proprio di realizzatore, fine stagione la finì in tribuna, cioè quando la Reyer nelle partite che contavano alla fine playoff, Johnson andò fuori dalle rotazioni e finì in coda alle gerarchie. Quindi ecco, dopo io non conosco il contesto di Udine e quant'altro, non mi esprimo. Io l'ho visto a Venezia qui, grandissimo giocatore di tecnica, pulizia balistica, di striscia, tiratore da tre, e dopo messo un po' fuori dai giochi. Vediamo, questo ovviamente sono contesti differenti, a me interessava il parere tecnico di voi che l'avete visto giocare di più, che tipo di giocatore è, soprattutto quando peserà la palla, che appunto che tipo di risposte può avere l'APU in partite in cui ci si giocherà, i possessi saranno assolutamente pesanti, e già da domenica in poi sarà così. Ultimo break e torniamo. Eccoci, siamo andati avanti nel discorso su quelle che possono essere le potenzialità realizzative dell'acqua, a cominciare da Dominic Johnson. E quindi? Cosa vogliamo Dominic aggiungere? Dominic è un giocatore serio, molto preciso, molto ordinato, molto pulito e sicuramente che tiene moltissimo la squadra, che cerca di coinvolgere i giocatori giovani, come diceva Roberto prima, e che incoraggia sempre il cosiddetto ingegnere, cioè Spangaro, che è ingegnere perché studia ingegneria, e lo incoraggia sempre, per cui è un riferimento all'interno della squadra, ecco, per cui sicuramente lui può essere il leader di cui stavate parlando prima, ecco. Apriamo una parentesi e andiamo dalla nostra Eleonora Nocent, andando a parlare di chi? Allora, innanzitutto ringraziamo Basket Italy, perché sono proprio collegata sul loro sito ufficiale, per la notizia che darò tra qualche istante, perché ci cita sempre, questo per esempio l'articolo su Federico Mussini, che è intervenuto proprio qui a Udinese TV, a Basket a Nord-Est, durante la scorsa puntata, lo scorso appuntamento, e quindi ci teniamo sempre a ringraziarli. Condividono anche la notizia del fatto che negli Stati Uniti, nell'NBA, riaprono ben 15 palazzetti al pubblico, un po' un sogno che abbiamo anche noi qui in Italia, che riaprano al più presto. Sono 15 con San Antonio Spurs, oltre ovviamente a quelli che sono già stati riaperti, come per esempio Atlanta, Brooklyn, Cleveland, Dallas e tanti altri. Assolutamente sì, la volta scorsa ringraziamo Basket Italy, tutti e tre, tesserati Reyer, tesserati Appu, tesserati di Treviso, c'era Max Menetti, ripresi tutti e tre. Grazie di cuore, perché è una realtà così importante che ha un occhio di riguardo per noi. Le ultime battute un po' con tutti, partiamo da Treviso, Andrea e Giovanni. La partita che vi aspetta, che dicevate è un match chiaro, è uno scontro diretto, una squadra interessante nella gestazione con chi ha in panchina, il sistema di gioco molto simile alla vecchia Fortitudo, ci ritrovo molto nella squadra attuale. Ecco, possibilità di disinnescarle, piano partita, cosa può e cosa deve prevedere secondo voi? Vai. Ma allora, sicuramente Antimo Martino è un ottimo allenatore, che ha già fatto vedere con la Fortitudo di che pasta è fatto, le sue qualità di preparazione delle partite,
e aveva iniziato benissimo con questa squadra, con Reggio Emilia, poi una serie di cambiamenti in atto. Sicuramente ci dovremmo aspettare una squadra diversa, tra l'altro a 7 americani, quindi 7 stranieri, dovrà sceglierne uno da lasciare fuori, ma ha una grande potenza sotto canestro con Elegar e adesso con Sims, ha messo una maggiore probabilmente capacità di penetrare con il nuovo Lemar. Direi che è una squadra che gioca bene, gioca una buona pallacanestro. Noi credo che dovremmo concentrarci soprattutto su di noi, sulla continuità di gioco, perché molto spesso finora abbiamo fatto delle buone metà di partita, che sia il primo tempo o il secondo, ma non abbiamo mai giocato probabilmente con la stessa continuità tutto l'arco della partita. Quindi credo che per noi questa sarà l'attenzione maggiore da riporre su quello che dobbiamo fare, cioè di essere continui, affidarci più, secondo me, alla difesa, cioè lavorare molto più in difesa. Il nostro attacco, siamo un po' troppo condizionati spesse volte al nostro attacco, quindi lavorare in difesa deve essere la chiave per una partita continua per i 40 minuti, e credo che con questo avremo buone possibilità di vincere. Giovanni, prendo spunto dalle parole del tuo DS, troppo condizionati in attacco, ovviamente se difendi bene attacchi meglio, dico un'esattezza, dico una banalità, ma nel caso di Treviso è veramente una verità specchiata, perché non è che ci siano realizzatori clamorosi, escluso Logan, ok, Sokolowski, però se ti difendi le migliori partite le hai create proprio in quella condizione lì. Sì, sicuramente i nostri punti, insomma, principali dell'offensivo sono chiari, però sì, riuscendo a migliorare quegli aspetti difensivi che in tante situazioni ci hanno, insomma, sono stati il nostro punto debole, se vogliamo, sicuramente riusciremo a farci valere e a dare qualcosa in più anche a quei punti offensivi nostri, ad aiutarli a rendere di più. Questa è come la vedo io. Poi, ripensando anche alla partita dell'andata, che è stata veramente, insomma, una nostra partitaccia, forse una delle peggiori della stagione, e secondo me, insomma, loro sono una squadra che hanno cambiato molto, che sono, magari hanno avuto un momento di difficoltà, e però questo può essere anche un nostro punto a favore, dove, insomma, poter subito incidere e mettere l'intensità giusta a livello difensivo anche può dare i frutti, cioè, buoni frutti, insomma. Assolutamente vero, assolutamente vero. E andiamo da Giacomo Garbisa. Invece, per quanto riguarda Venezia, non c'è Bramos, c'è il richiamo verbale e non a un'unità di intenti diversa rispetto al passato. L'avversario però è fior di avversario. Sì, vai a Bologna, sponda Virtus. Togliamoci un po' l'idea della partita vista al primo turno di Final Eight, che fu probabilmente la migliore partita stagionale della Reyer. Non so quanto sarà ripetibile, perché la Reyer adesso non sta bene. Allora, abbiamo detto Bramos, ricordiamo, Widmar è fuori ancora, convive con degli acciacchi, lo stesso Stone non sta bene. Dovranno giocare da Reyer, quindi partire dalla difesa, grande intensità difensiva, e provare a costruire da là qualcosa di positivo e propositivo per andare a, sulla carta oggettivamente, Bologna parte favorita. Però poi giocano 5 contro 5 e vediamo. Sicuramente la Reyer deve partire difensivamente, ritrovare quella compattezza e impostarla col proprio ritmo. Giacomo, grazie. Siamo in chiusura, grazie. Ci vediamo, la settimana prossima. Ciao, grazie. Ciao Giacomo. Ciao. Ciao. Sì. Jack, ti chiedo di compilare la schedina, compito molto oneroso e fastidioso. Allora, segno in schedina, Virtus Reyer. Virtus.
Virtus, segno 1. Deve recuperare i lunghi sotto canestro e effettivamente Watt sta facendo fatica da solo, cioè nel senso grandissimo campionato, ma da solo è dura. Da solo è dura, sì, soprattutto contro una squadra molto profonda come la Virtus, perché in termini di profondità del roster è una delle squadre che può dar più fastidio a Milano. Treviso contro Reggio Emilia. 1. Perfetto, questo è, stanno sorridendo a Treviso. In bocca al lupo, ecco, insomma. E finiamo con Udine, Milano-Udine. Questa è tosta, ma io dico Udine. Udine con gran partita di Dominic, visto che l'ho massacrato dicendo che non è un go-to guy. No, concordo con quello tra l'altro che ha detto Gigi, nel senso è un giocatore preciso, è un giocatore anche di squadra che aiuta i giovani a crescere, però ribadisco appunto la mia considerazione tecnica, perché comunque è un giocatore che ha certe caratteristiche. Ecco. Se volevi migliorare quello che hai detto prima, hai terminato dicendo la stessa cosa, no, scherzo. Io la penso come te, per quello ho mosso questo tipo di considerazione su Dominic, con ovviamente la grande ammirazione per l'uomo e per il giocatore. È un giocatore che stimo molto, anzi io odio il go to guy, onestamente, come concetto. Per me tira giocatore libero, non tira il go to guy. Per cui Dominic mi piace, solo che appunto non è una sua caratteristica, quella, almeno ripeto, secondo me. No, ma è stato scelto anche per questo. Esatto. In una squadra che gioca molto di sistema non serve un mangiatore di palloni. No, anzi, la squadra è stata costruita proprio per essere un equilibrio, e come tutti gli equilibri sono sempre molto delicati. Certo, cui lui è una parte sicuramente importante di questo equilibrio. Ditegli magari che se lo picchiano è perché è più forte. C'è poco da dire. Lo picchiano è perché è più forte, questo è il discorso. A te ti picchiavano, ma no, eri tu che picchiavi gli altri. Esatto. È questo il discorso. Cioè, scusa la domanda, scusa. Ecco. L'ora è tarda, sta ridendo Jack, giustamente. E quando lo picchiavano non si accorgeva. No, anzi. Hai finito? Adesso tocca a me, voglio dire. Sì. Sai che non l'avrei mai detto. La famosa occhio per occhio, dente per dente. Sì, dente al quadrato, quindi bravo. Salutiamo Andrea e salutiamo a Treviso, a salutare sia Giovanni che Andrea. Mi raccomando, in bocca al lupo, adesso cominciano partite una di fila all'altra che possono veramente modificare la vostra stagione. Grazie, ciao a tutti. Ciao, capo il lupo. Ragazzi, a presto, grazie. Jack, grazie della partecipazione, ci vediamo presto. Un saluto, a presto a voi. Ciao Jack. Quindi, non abbiamo picchiato nessuno, ma la serata è ancora giovane. Sì. Sì, perfetto, quindi voglio dire, con calma. No, pronostico vorrei anche tu di pronostico per le partite che ti ho detto. Venezia rischia, contro Bologna rischia. Venezia la vedo dura, già si è visto. Poi, se c'è, come ha detto Giacomo di Venezia. Che per Bramos sarà lunga. Io credo che, contrariamente, anche se Venezia è una squadra con tante cose, però certi giocatori, ma poi soprattutto, come ho detto prima, in questa situazione, in questo momento del campionato, fino alla fine, devi fare gli scongiuri, non devi perdere nessuno e devi andare avanti. Io ti dico che sarà adesso quasi, ne parleremo nelle prossime puntate, darei da fare gli allenamenti a loro e io come allenatore farei solo lo psicologo. Ecco. Perché in questo momento, in queste ultime partite, poi nei playoff, che saranno... così, scordiamoci il pubblico, scordiamocelo, perché non ci sarà, e sarà solo una questione di testa. Sì. Può essere benissimo. Fisica no, perché a quel punto della stagione è stato fatto, capito? Arriveranno più o meno. Perciò loro saranno responsabili di mantenere il fisico, l'allenatore darà, non dico fare neanche lo psicologo, lo psichiatra. Lo psichiatra, un passo oltre. Esatto. Siamo veramente in chiusura. Tommaso, grazie, in bocca al lupo, mi raccomando. Poi ci fai una foto della cabina telefonica dove ti cambi. Perfetto. Abbiamo un saluto però, Carla Eleonora Nocent. Sì,
per Gigi Sepulcri, preparatore atletico, scrive questo tifoso, Fabio, telespettatore, preparatore atletico di altissimo profilo, ma anche, pochi sanno, grandissimo sciatore da parte di Fabio. Fabio è il gruppo di Corvara. Non è vero. Ce n'è un altro ancora. Sì, e poi salutiamo anche Anna che ci scrive sempre, ogni martedì, e augura a tutti i giocatori della PU di ritrovare immediatamente serenità, fiducia in se stessi e nel gruppo per cavalcare l'onda dei successi. Beh, con questo bel messaggio salutiamo lo sciatore. Quindi, No. Sciatore no. Sì, ma non di altissimo. Non di altissimo, lì. Sciatore, ma non, se è persona troppo modesta. Se lo è nella sua professione principale, figuriamoci nell'hobby sciistico. Come scendo io a valanga. Perfetto, benissimo. Una volta era la valanga azzurra, adesso è solo valanga, quando ho smesso di giocare anche in nazionale. Caro Roberto, grazie. Tommaso di nuovo. Luigi Sepulchi, grazie di esserci venuto a trovare. Se vi siamo piaciuti, ciao Eleonora. Ciao Max, a martedì prossimo, ma prima a domani. A domani, giustamente, gioca l'Udinese, gioca al campionato, ci mancherebbe altro, contro il Milan. Noi ci rivediamo, se vi siamo piaciuti, stessa ora, stessa rete, ore 21, martedì, basket a Nord-Est. Ciao! Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war, you can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the Hall of Fame, yeah. And the world's gonna know your name. Questo programma è stato presentato da